i luoghi più alti abitati permanentemente e che sono divenuti abitati proprio in quegli anni, in quei secoli in cui si sono iniziate ad abitare le terre alte. E veniamo un pochettino di più ai nostri casi. Da noi c'è anche questo movimento. Questa volontà dei feudatari o dei loro capitani, dei funzionari, dei delegati al potere territoriale, che cercano di far arrivare in zone che prima non erano coltivate, non erano lavorate, queste famiglie di contadini, per sviluppare il territorio. Ma perché? Per abbellire il paesaggio? No, perché solo sul territorio in cui si insediava la famiglia e che era lavorato, in cui c'era il campo, l'orto e dunque produzione, poteva essere richiesta una steura, una sorta di tassa, che poteva essere in natura, potevano essere sacchi di cereali, poteva essere una spalla di maiale, poteva essere una pecora, eccetera, eccetera, ma un qualcosa che in qualche modo arrivava nelle tasche del Signore e dunque aumentava, diciamo così, quelli che erano i beni del Signore stesso. Era anche semplice costruire in quell'epoca, perché era un'epoca mediamente buona, in cui anche in alta quota, dunque a 1400, a 1500 metri, insomma, gli inverni non erano così difficili da passare all'interno di una casa di legno, ad esempio. Poi le cose cambieranno molto verso l'anno 1400. Case di legno facilmente costruibili, il legno è a disposizione, del resto il bosco ad alto fusto cresce anche leggermente al di sopra di quella certa quota sui 2000 metri in cui oggi siamo abituati appunto a vedere queste piante molto molto basse, dunque abbiamo un pochettino di legname in più. Questa presenza di questi contadini, in gran parte bavarese, si distribuisce soprattutto da questa nostra zona della Valle di Cembra giù verso sud, in una specie di corridoio che non era una cosa organizzata, che oltrepassava giurisdizioni, feudi diversi, confini diversi, addirittura arriverà fino ai territori della Repubblica Serenissima di Venezia, dove sugli altopiani, terre alte di Vicenza, i sette comuni vicentini, sugli altopiani, terre alte di Verona, la Lessinia, i 13 comuni veronesi, si insediano questi contadini, queste famiglie in gran parte di origine bavarese, una sorta di corridoio di presenza di queste famiglie, corridoio dello slambrot, perché oggi l'eredità, gli eredi di quelle antiche parlate, che era un dialetto familiare, null'altro, non c'era poco o niente di ufficiale, vedremo che nella nostra zona esiste un solo documento redatto in quella parlata e che risale al 1537, un solo documento del Pinetano. Oggi questa parlata viene appunto chiamata il mocheno, manco di più il cimbro, ecco, per dare anche un'elevazione, diciamo così, linguistica. Ma i nostri vecchi, chi non parlava questa parlata tedesca e la sentiva invece dai suoi vicini, la definiva come lo slambrot, un linguaggio incomprensibile, un qualcosa che andava al di là di ogni comprensione. È importante sottolineare che i passaggi non erano quasi mai diretti, ossia i contadini non si spostavano direttamente dalle pianure bavaresi nelle nostre zone, ma a volte indiretti, o per generazione, come vi ho detto prima, il padre si insediava in un luogo, il figlio si spostava in un altro, il nipote, oppure lo stesso padre, lo stesso capofamiglia, nella sua vita si spostava in luoghi diversi. Tutta la zona delle terre alte vicina a noi, le zone di Anterivo, Trodena, Redagno, Nova Ponente, Aldino, eccetera, eccetera, sono state zone di insediamento di questi contadini. Tra il resto i linguisti, approfondendo, no, le varietà, le differenze dialettali, hanno visto che rispetto a determinati dialetti tirolesi di vallata, nelle zone di lingua tedesca, c'è una differenza rispetto a queste zone più alte, soprattutto alla zona del cosiddetto Regelberg,
la Nova Teutonica la chiamavano i nostri vecchi, oggi la si chiama Nova Ponente, che è immediatamente vicina però ai nostri territori. E non dimentichiamo neanche le zone venete di cui vi parlavo prima, e alcuni di questi contadini insediatisi in quelle zone addirittura poi sono rientrati verso nord. Quali sono le zone di insediamento nel Trentino attuale? La Vallarsa, ad esempio. Quasi tutti i paesi della Vallarsa, in cui i cognomi di origine tedesca sono moltissimi. Ne faccio uno per tutti, Broz. Broz, e ricordiamo qui anche la diceria, il dire che Tito, nella Jugoslavia socialista, il cui cognome era Broz, qualcuno dice originario appunto per gli antenati proprio da quella Vallarsa, da opera di Vallarsa se non sbaglio, dove si erano insediate nel Medioevo queste famiglie di contadini bavaresi. Ecco, tutta la zona vicina, Terragnolo, Trambileno, le valli dell'Eno in generale, l'altopiano di Lavarone, Luserna stessa, che ha mantenuto nel corso dei secoli ciò che è rimasto di quella grande colonizzazione, la zona della Vigolana, la zona addirittura del Castagné, per chi conosce Santa Caterina, San Vito di sopra di Pergine, e poi la vallata, la zona opposta, il Monte di Roncegno, la valle del Fersina, addirittura un'isola di questi contadini che coltiveranno le terre alte è a Garniga, al di sopra di Cimone, dove riscontriamo anche lì alcuni cognomi che sono proprio legati a queste antiche famiglie tedesche. Certo, al giorno d'oggi, parlando di questa colonizzazione, di questi movimenti di genti, più vicino a noi la prima cosa che ci viene in mente è la valle del Fersina, la valle dei Mocheni, questa popolazione che si è appunto lì insediata in quei secoli in maniere diverse. Ce lo dicono i toponimi, l'Aichleit per Roveda, il Garait per Frassilongo, che molte volte sono la traduzione di antichi toponimi in lingua italiana per sfruttamenti di pascolo o saltuari o quant'altro da genti che parlavano il volgare italiano, e arrivando questi contadini di lingua medievale germanica traducevano per loro comodità il toponimo, oppure inventavano, fissavano degli altri toponimi nella loro lingua nel territorio. E quelle famiglie, definite a volte nei luoghi dove abitavano, la valle, la Toll, la Tal in Hochdeutsch naturalmente, ma la Toll in questo tedesco medievale, da origine al nome della famiglia Toller, o i Palauer, i Palauro oggi definiti, gli Hoss, gli Anderle, da Andreas, no? Questo diminutivo sempre in EL, un diminutivo rispetto al nome della famiglia, i Puecker, i Fuchs, che oggi sono anche i Fox, poi li ritroveremo anche da noi, gli Oferi, i Roat e così via, insomma l'elenco potrebbe essere molto molto lungo. La valle del Fersina o valle dei Mocheni. Alla valle dei Mocheni è collegata direttamente l'immigrazione di queste famiglie nel Pinetano. Anche nel Pinetano, l'Alto Pinetano, cioè la zona di Bedollo e di Regnana, e il Basso Pinetano, cioè la zona di Miola, di Falda e di Montagnaga, si pensava un tempo che questi nomi o toponimi o nomi di famiglie derivassero dai minatori, zone di miniere soprattutto nel basso altipiano, anche in quel medioevo. In realtà non è così, sono proprio famiglie di contadini che insistono, che arrivano in quelle zone, in quei territori. Ecco, qui mi dispiace perché mi si è girata la diapositiva, l'immagine. Comunque questo è l'unico documento del 1537 della nostra zona, per cui parliamo della vallata visiana fino al Fersina all'incirca, che è stato redatto in quella parlata, in quell'alto tedesco, in quel tedesco medievale, in quello slambrot, potremmo dire. Si tratta di un documento del notaio bilingue, un notaio di Cles, un certo Piloni,
che scrive come Nicolò dalla Guardia, la Guardia è il bus sopra Pergine, sempre delle zone appunto di immigrazione di queste famiglie, doveva delle somme da dare a Cristina Galdamiola per la chiesa di Santa Caterina di Roncamartel, che oggi si parla, è chiamato il Riposo. Ma molte cose in quella zona ci raccontano di quei tempi, al di là del documento importantissimo del 1537. I cognomi, Grof, pensiamo a Grof nella zona della Regnana, Siegel, Moser, che però la corretta dicitura sarebbe Moser, cioè un qualcosa che ha a che fare con una zona umida, con un posto umido, Mös, Anesi da Janesel, Janesel, questo diminutivo anche tedesco, Puel, che è anche un luogo abitato, un maso abitato nella zona di Montagnaga, Zanei riferito anche ai denti, alla dentatura in qualche modo, e poi i toponimi, la Rauta, la Faida, il Grill, il Garait a Montagnaga, c'è una località proprio, vedete l'insegna lungo la strada, l'Erla o Erla, Montagnaga, il Puel, la Regnana, tutta la zona dei masi della Regnana. E poi questa particolarità che le genti di lingua tedesca sull'altopiano di Pinè, naturalmente alcune zone erano abitate ormai da secoli da gente che utilizzava il volgare italiano, a Baselga, nella zona di San Mauro, nella zona centrale, ma poi nelle altre zone non coltivate, non abitate, si sistemano questi contadini che chiamano con il loro accento, con la loro parlata, il territorio del Pinedum, il Pinè, che loro chiamano Pinait. E da lì deriva anche l'aggettivo che si riferisce agli abitanti del territorio pinetano, da questa modifica di Pinedum. Pinait, Pinaitri. E dunque questi abitanti derivano in sé la definizione degli abitanti di Pinè da queste antiche popolazioni. E ora arriviamo a noi. Abbiate paura che abbiamo quasi concluso. E questo è un po' il centro della nostra conferenza. Adesso abbiamo alcuni dati. Da noi cosa c'è? L'immigrazione di contadini tedeschi nella sponda opposta a questa, nell'Alta Val di Cembra, nella zona di Sovere, è direttamente correlata, per i masi che sono chiamati di Piazza d'Alberi, diciamoli alcuni, Slosseri e Sveseri, è direttamente legata a quella del Pinetano. Abbiamo qui alcune testimonianze che quelle famiglie sono state chiamate lì direttamente dal capitolo del Duomo. I signori del capitolo del Duomo che vogliono migliorare il territorio, far lavorare il territorio nelle zone alte. In quel momento l'unica zona abitata a Sover era Sover. Al di sopra di Sover il territorio era utilizzato solamente come pascolo saltuario. Abbiamo alcuni documenti molto antichi del 1200, 1220, 1243, poi successivi, il 1507, nei quali ci sono degli elenchi di nomi, e in questi elenchi di nomi riscontriamo anche un qualcosa di nomi tedeschi. Ad esempio nel 1243 abbiamo Pasquale fu Valdemano. Valdemano sicuramente era un appartenente di queste famiglie, poi mischiate magari anche per matrimoni, per incontri, per varie cose con le famiglie che lì insistevano da secoli, ed ecco questo nome latino Pasquale insieme a un nome sicuramente di origine germanica, Valdemaro. Poi abbiamo Rainero, Grill, Valdo, ancora Valdemano, Vera, Veio, eccetera, eccetera, diversi nomi. Ancora nel 1507 abbiamo Andrea Antonio Giovanni, figli di Nicolò Bazanel, o Baxnel, sarà scritto anche in altri documenti, poi spiegheremo come, Simone fu Martino Roncadori, richiamando proprio questi contadini, Margareta fu Giacomello, moglie di Culm da Vigo di Pinè, dunque questo collegamento sempre con Pinè, vari altri nomi, Gotthard fu Cristiano, Nicolao fu Leonard da Valle Floriana, poi diremo chi era andato ad abitare a Val Floriana, eccetera, eccetera. Cioè nel mezzo delle famiglie abbiamo questa presenza importante.
Nei masi alti avremo questi todeschi, definite queste famiglie che arrivano e che sono chiamate dei todeschi, ancora oggi il cognome esistente è proprio quello di todeschi. Ma anche Monte Sauvert di per sé, utilizzato solamente come pascolo fino a quel momento, siamo sui 1100 metri, vede un insediamento stabile di una famiglia. La prima famiglia che si insedia in quei luoghi è la famiglia dei Kulm, provenienti da Pinè. Sapete tutti che oggi nel perginese c'è il cognome Dal Colmo, che è un'evoluzione di quel cognome originario Kulm. Melchior dei Kulm arriva in quel territorio di Monte Sauvert, la sua famiglia sarà poi chiamata la famiglia dei Dalmont, per definire appunto il luogo in cui abitava questa famiglia, e aumentando di numero nel corso dei secoli si dividerà in vari rami questo albero genealogico e ne deriveranno i cognomi che sono i cognomi caratteristici attuali del paese di Monte Sauvert: i Rossi, i Girardi, i Battisti e i Tonini. Ecco questa definizione, ma che parte da questo primo abitante. Ecco, qui vedete un'immagine invece delle zone della famiglia dei Todeschi, provenienti sempre da Pinè, il maso di Sveseri, il maso di Slosseri. Anche questi toponimi, questi nomi ci raccontano di un qualcosa, ad esempio di un'attività artigiana di queste famiglie, chi faceva chiavi oppure chi faceva grimandelli, no? il Malschloss o lo Schmalschloss del maso degli Slosseri, oppure il maso Rosi, tutta questa zona di piazza d'alberi sempre collocata in quella fascia fra i 1000 e i 1100 metri. È citato in questi luoghi anche un certo Bertoldo Teodisco da Nova Teutonica, cioè Nova Teutonica e Nova Ponente, un uomo, una famiglia probabilmente che da Nova Ponente, da questo primo luogo di immigrazione, si sposta nei masi alti di Sauvert, ed è probabilmente da questa definizione, eccolo là il Teodisco, il tedesco, perché naturalmente era una minoranza all'interno della comunità di Sauvert questa presenza, la declinazione poi del cognome Todeschi. Poi abbiamo vari altri, per Facendi, questo maso che si colloca tra Sauvert e Monte Sauvert attualmente, abbiamo un certo, nel 1540, Giacomo Facenda dicto Jokele Foxel. Jokele Foxel. Cosa significa Foxel? Significa il volpino, il volpate, la furba volpe, questo soprannome che era stato messo dal tedesco Fuchs, che poi in alcuni luoghi con altre famiglie cambierà anche proprio in Fox, che è un cognome a tutt'oggi noto. Ricordiamo qui Elio Fox, che si occupa proprio del nostro dialetto, della parlata della nostra terra. È interessante notare come questa famiglia, che lì a Facendi era definita, soprannominata come famiglia dei Fuchs o dei Fox, la riscontriamo anche a Monina, dove sempre in quel periodo, nel 500, in un maso tra Moena e Someda che apparteneva al capitolo del Duomo di Trento. Ecco, naturalmente il dato va preso per quel che è, però ci dice un qualcosa di questi spostamenti all'interno dei territori degli stessi signori. E Bazzanella ha questa finale, mi sembra naturalmente più che latino, ma in realtà la finale del cognome fino al 500 era sempre E.L. Bazzanel o Baxnell.